cioè, in genere fino a pochi anni fa c'era la classe, come devo dire, ogni ruolo era ricoperto da una persona in base al grado di parentela con lo sposo o con la sposa. Quindi rompere le uova toccava la prima zia, fare la forma toccava l'altra zia, insomma dei ruoli già predestinati. E un anno è capitato che sta zia che doveva arrotolarli non riusciva a farli restare chiusi. Quindi come buttavamo nell'acqua si aprivano le gambe, cioè invece di essere rotondo si apriva. L'abbiamo spostata questa zia a lessarli, è andata a lessarli, quindi quando si buttano nell'acqua, come si buttano, devono risalire da soli sopra. Quando la temperatura esterna è molto fredda, invece di risalire subito, salgo i 2-3 minuti, quindi io per abitudine metto il coperchio, conto fino a 10 e poi alzo. Questa zia l'ha buttato, non salire, è andata con la cucchiaia e l'ha rovinato. Perché toccarlo significa rovinarlo. Insomma, ne ha rovinati una ventina che non aveva saputo arrotolare, una ventina che non l'ha saputo restare. A un certo punto, con la massima educazione, l'abbiamo messa in bustare, perché è l'unica cosa che poteva fare. Perché neppure le uova hanno compito suo romperla. Che ne rompeva due alla volta, invece si rompono una alla volta delle ciotoline, in modo tale se qualcuno è guasto tu butti uno. Poi ne rompeva due e rischiavi, ne hai buttate parecchie volte due, non uno. Le prime uova la mattina devono rompere gli sposi. Quando si iniziano a fare da fiori, le prime uova devono rompere gli uomini e gli sposi. E si cerca di fargli scegliere delle uova dalla massa. Logicamente, prendere dalla massa di 3.000 uova, 2, 3, 4, 5 uova, non sempre escono buone. Quindi si ci va col vizio di prenderle fresche, ma perché se l'uovo esce rotto non è buono. E se si vuole fare uno scherzo di cattivo gusto, allora si lascia scegliere dal mucchio delle uova. Però in genere per evitare delusioni, per evitare contrasti, perché a volte succede dei contrasti tra chi lavora, e cerco sempre di prendere le uova della giornata e metterle da parte. E quindi si va sul sicuro. Almeno sono 10 volte che sto facendo così, non è successo mai che è uscito un uovo non buono. Anzi, questa volta sono uscite tutte uova doppie, quindi gemellari. Le uova al 99% vengono offerte, non esiste, cioè difficilmente trovi una famiglia che ti dà le uova e si paghi. Moltissime sono state offerte, non tutte 4.000, ma un 3.000 abbondantemente sono state offerte. E in contracambio si ci offre qualche raffiolo in più. E il raffiolo viene mangiato caldo, il 90%, non tagliato col coltello, se no perde il gusto, rotto, sgranato, mangiato caldo, accompagnato da un bel bicchiere di vino freddo.